Venditalia 2014 BWT Water & More è un marchio che in termini internazionali significa depurazione dell'acqua. Qui con noi è Sergio Barbarisi. Buongiorno Sergio, tu rappresenti in Italia la massima espressione di questa azienda, sei il direttore commerciale e come mai qui a Venditalia, che cosa presentate? Beh, riguardo al come mai qui a Venditalia, perché la presenza è assolutamente obbligatoria. È obbligatorio, qui non puoi non esserci. Riguardo invece a cosa presentiamo per il mercato, direi che quest'anno, dopo aver battuto il ritmo delle fiere con una novità a fiera negli ultimi 7-8 anni, intendiamo Venditalia 2014 come fiera di consolidamento. Quindi grosse novità nel settore della filtrazione dell'acqua non ne abbiamo, nel senso che abbiamo una gamma ormai molto allargata per quanto riguarda il trattamento del calcare e del cloro, abbiamo una gamma allargata per un sistema filtrante che è Best Protect, di grande successo ultimamente per il trattamento del calcare e cloro, ma con grandi effetti positivi sul caffè espresso e sulla crema, sull'aspetto del caffè in tazza. In realtà qualche novità comunque siamo riusciti a infilarla lo stesso anche quest'anno. Ad esempio c'è una grandissima novità secondo me che può servire a molti gestori, che è la cartuccia Best Iron per eliminare dall'acqua il problema del ferro, ferro e manganese che danno cattivi odori all'acqua e residui neri in caldaia. Questa è qui da vedere ed è un prodotto ormai definitivo. La stiamo guardando proprio in questo momento, ma questa è sempre opera del famoso Andreas. È sempre lui. Dietro a noi c'è questo motore incredibile che è quello di Andreas Weissenbacher, il nostro CEO. Noi leggiamo le esigenze del mercato, il mercato ci dice quali sono i problemi, noi riportiamo a Monze, alla casa madre in Austria, e lui dà il via libera per lo sviluppo di prodotti nuovi. Non prima di aver operato notti e notti a pensare, a ragionare, a inventare, a sperimentare e infine poi a costruire un prototipo che una volta accettato dal mercato per bontà, per efficacia, va a essere prodotto e commercializzato dalla rete BWT in Europa. Ma BWT non è solo vending, Sergio. Quali sono gli altri settori in cui BWT Water & More opera? BWT è nata effettivamente per operare principalmente in due settori, che sono il vending e il caffè bar. Noi l'abbiamo sempre chiamato Oreca, ma Oreca è l'acronimo di hotellerie, ristoranterie e caffetterie. Noi dei tre hotellerie, ristoranterie e caffetterie ci siamo occupati negli ultimi anni tanto di caffetterie. Su questo stand sono presenti altre due grosse novità che si rivolgono invece proprio al settore dell'hotellerie e sono il sistema filtrante osmosi inversa che ottimizza l'acqua per i lavaggi dei bicchieri e delle stoviglie, quindi negli hotel e nei ristoranti, e una nuova gamma di sistemi di addolcimento automatico volumetrico che quindi rigenera, usa il sale in maniera intelligente e spreca poca acqua durante la fase di degenerazione in versione singola, duplex per servire grosse lavastoviglie e duplex alimentabili in acqua calda per risparmiare l'energia elettrica quando si scalda l'acqua nelle lavastoviglie. Beh, hai visto che tutto sommato non è vero che non c'erano delle novità, piano piano sono uscite, le abbiamo tirate fuori, perché poi quando era una frase d'effetto. Eh sì, poi la verità è che quando si sta davanti a una telecamera e a un microfono si azzerano gli entusiasmi e viene fuori il panico, dice oddio cosa devo dire, ma sì, naturale, sì, ciò che sei tutti i giorni. Fai finta di volermi vendere, fra virgolette, un filtro e parlarne in modo assolutamente naturale. Io non sono un venditore, io non vendo, io do consulenza. Bene, allora, viste queste novità che sei riuscito a spiegarci in modo stringato e assolutamente professionale, noi ti salutiamo. Nel frattempo abbiamo potuto osservare i vari filtri, le varie novità di quest'anno. Sergio, ti ringrazio, saluta gli amici di vendingtv.it. Un saluto agli amici di vendingtv.it e un saluto a Fabio che ci dà un grande aiuto. Bene, noi nel frattempo proseguiamo, avremo modo di parlare successivamente nei prossimi mesi di queste novità attraverso la rivista Vending News e il sito vendingnews.it. Noi nel frattempo però proseguiamo perché dobbiamo documentarvi e in brevissimo tempo tutte quelle che sono le novità di Venditalia 2014, che credimi Sergio sono davvero tantissime quest'anno. Bene, molto bene, perché vuol dire che il settore è sempre vivo. Sicuramente in gran fermento e
devo dire forse anche questa è la volta buona che inizi nuovamente a crescere. Fabio Russo per VenniTV.it qui allo stand di BWT Watermore insieme a Sergio Barbarisi, direttore commerciale dell'azienda.